Penultimo appuntamento casalingo di regular season per la Orza Rentenico Basket nel campionato di Serie A2 femminile. Sabato sera Palapertini di Pontebugianese, ore 21, le ragazze dei tecnici Luca Biagi e Lorenzo Becciani ospiteranno la quotata Mattei Plast di Bologna, terza in classifica insieme a Palermo. A formazione Felsine, reduce da una sconfitta inattesa e dolorosa sul parquet di Umbertide, cercherà di tornare al successo per non perdere di vista le prime due del girone. Campobasso e lontana 4 punti, la Spezia 2. La squadra allenata da Giancarlo Giroldi ha un quintetto base da categoria superiore, ben pilotato dalla playmaker statunitense ma naturalizzata italiana Marie Daly, che tra l'altro è la capocannoniere della categoria. Gli altri punti di forza sono costituiti dalle guardie Elisabetta Tassinari e Federica Nannucci. Attenzione alla velocità delle emiliane e alle loro partenze a razzo. La Nico si sta preparando a questa sfida senza particolari problemi e con il morale alto nonostante l'ultima prevedibile sconfitta rimediata a Faenza. Le rosanero sono consapevoli che per evitare la lotteria dei play-out serviranno probabilmente 3 successi nelle ultime 4 partite. È logico quindi che Nerini e compagne proveranno a vincere le due gare interne, dopo Bologna, fra 15 giorni arriverà al San Giovanni Valdarno, per poi cercare un colpaccio o a Civitanova Marche o a Savona. Per questa partita non sarà disponibile Giulia Sorrentino, già fuori da qualche turno, operata nei giorni scorsi al menisco. In bocca al lupo!